Ciao a tutti, ho preparato tutti gli ingredienti, questo è il prefermento, le farine, per fare questo impasto a mano, rigorosamente a mano, quindi senza planetaria, così accontentiamo anche gli iscritti che non hanno la planetaria. Questa è la farina integrale, vedete rigorosamente integrale, il chicco macinato per intero e vado tranquillamente ad impastare dentro una ciotola. Voi se volete naturalmente le farine le potete cambiare. Allora, ho preso un cucchiaio grande per girare, ci verso il prefermento. Vedete com'è bello? Questo è stato a temperatura ambiente, l'ho preparato ieri sera, quindi fino a questa mattina. Lo sciolgo con una parte di acqua. Io ne ho preparata 430 grammi, ma non credo che la metterò tutta, anche perché il prefermento è già liquido, vedete, è una pastella abbastanza liquida, quindi l'idratazione cresce anche perché c'è il prefermento. Ci verso i 400 grammi di farina di tipo 1, questa è la Petra 1, macinata a pietra. Io con l'acqua mi regolo sempre perché dipende molto dall'assorbimento che hanno le farine, quindi poi alla fine metto però, vi scrivo quella che ho usato. Continuo a mettere l'acqua piano piano e mano a mano verso tutte le farine. Vedete com'è bella questa integrale? Ecco qua. Continuo. Ho accelerato un pochino i tempi, eh? Giro sempre con questo cucchiaio e poi continuo con le mani. Tolgo il cucchiaio e impasto con le mani. Impasto a lungo, aggiungo ancora acqua. Metto il sale e impasto fino a che diventa meno appiccicoso. Se serve mi inumidisco le mani con l'acqua. Ecco qua. Ok. Metteteci il tempo che ci vuole, io qui naturalmente accorcerò un pochino i tempi. Altrimenti diventerebbe lunghissimo il video. Continuo. Mano a mano l'impasto prende corpo. Come dicevo prima, le farine, se volete, potete anche cambiarle, però ecco, l'importante è impastare in questo modo, eh. Continuo ancora, ci vuole un altro pochino, vedete? Mi inumidisco le mani così non mi si appiccica. E così piego in avanti e con il pugno spingo. Ok, ci siamo quasi. Ancora un pochino. Qui faccio una sorta di pieghe. Lo verso ora sul piano di lavoro. Ok.
Ok, senza mettere farina, vedete, almeno per adesso. E lo lavoro un pochino, eh? Lavoriamolo così, pieghiamo. Come vedete, sta diventando elastico e non appiccica quasi più. Possiamo fare anche delle pieghe in questo modo. Scusate il mio piano che si sposta. Ecco qua. Calcolate che io ho tagliato qualche pezzetto, eh? Quindi quando lo vedete che diventa bello sodo ed elastico e non appiccica più, è pronto. Ho oliato la mia ciotola, ce lo metto dentro ed ora lo lascio lievitare 4-5 ore a seconda delle temperature. Lo copro con la pellicola e lo lascio, aspetto il raddoppio. A questo punto è pronto, vedete, ha raddoppiato il suo volume, ci sono anche delle bolle. Ora metto un po' di farina sul piano di lavoro. Naturalmente i tempi, se lo fate in estate, questo pane in 2-3 ore già raddoppia, a me ci è voluto un pochino di più perché le temperature sono basse e poi non ho acceso nessuna lucetta nel forno, l'ho tenuto proprio a temperatura ambiente. Come vedete è molto idratato, quindi non è il 70, questo sta intorno agli 80 per cento di idratazione. Faccio delle pieghe, ho messo un po' di farina, non molta, non lo tocco molto, non lo sgonfio, delicatamente, vedete, premo quando faccio le pieghe. È molto bello, si presenta molto bene. Ok, adesso lo arrotondo un pochino. E questo è il primo giro di pieghe. Ora lo copro con la ciotola dove l'avevo messa a lievitare e lo lascio almeno 30 minuti. Ma 30 minuti bastano perché, come avete visto, è ben lievitato. Dopo 30 minuti faccio un altro giro di pieghe, quindi farò due giri di pieghe. Se non lo vedete così bello con le bolle, fatene anche tre di giri se serve. Io qui, siccome lo vedo molto bello, ne farò soltanto due giri di pieghe con l'intervallo di 30 minuti. Premo leggermente. Mi infarino sempre un pochino le mani. Non mettete tanta farina, un pochino giusto per aiutarci a non farlo appiccicare le mani. Ok. Bene. Lo copro di nuovo e lo lascio. Passato il tempo, passata l'altra mezz'ora, vado direttamente a formare il pane. Farò un filone, quindi farò delle pieghe, lo intreccio un pochino perché vedete è pronto già, altrimenti avrei fatto anche un altro giro, ma lo vedo già pronto, quindi formo direttamente il filone. Se volete fare una pagnotta è indifferente. Qui anche due filoncini ci sarebbero venuti, eh? Forse sarebbe stato meglio. Perché sono 600 grammi di farina più tutto il resto prefermento, eh? Quindi un bel filone grande.
Intreccio così, mi dispiace anche piegare, qui ci sono delle bolle stupende. Ops, scusatemi. Sigillo, sigillo bene. Ok, ed ecco qua il mio filone. Come vedete, l'impasto è venuto molto bene anche senza la planetaria, senza l'incordatura della planetaria, si è incordato benissimo anche a mano. Ecco, questo è un bel filone, solo che io adesso il cestino così lungo non ce l'ho, ma adesso lo devo rimediare subito perché ne ho uno, ma questo non c'entra. È bello grande, è un filone bello grande, quindi lo metterò in un recipiente diverso. Una volta pronto lo metto nel recipiente su carta forno, ecco qua, e lo lascio lievitare, metto un po' di semola, fino a che non lo vedo bello gonfio, almeno per 2 ore, 2 ore e mezza, ma anche 3 se serve. A me ci sono volute 2 ore e mezza. Ecco qua, qui faccio la prova a dito, nel frattempo ho acceso il forno a 240 gradi, a forno caldo poi vado ad infornare, ho messo il pentolino per i primi 15-20 minuti e poi ho continuato all'incirca per 50 minuti, gli ultimi 10 minuti a spiffero, ho abbassato un pochino a 220 e poi a 200 gradualmente. Ed eccolo qua, come vedete il taglio sono andata leggera perché era tantissimo idratato, quindi più di questo non ho potuto fare. Beh, io direi che è venuto molto bene. Tagliamo a freddo naturalmente. Eccolo qua. L'ho tagliato a metà. E poi lo sto ritagliando per fare le fette più piccoline. Io queste le surgelo, la metà del filone lo surgelo e vi assicuro che una volta sghiacciato è come fosse fresco. In questo modo non faccio sprechi con il pane. Bene, amici, io direi che è venuto molto bene, vedete? È molto ben alveolato e profumato. Vi ringrazio della visione. Se vi è piaciuto il video, naturalmente mettete un like e condividete. Grazie, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.